una mano. Io Davide, vai concludere tu, Sì. non so. Allora, io direi, c'è qualcun altro che deve dire qualcosa? Altrimenti il primo giro di tavolo ci ha dato già delle indicazioni su come rivedere l'atto aziendale in ottica di sopperire tutte quelle carenze che abbiamo già riscontrato dalle nostre analisi comparate con altre ASL. Quindi è chiaro che dal ruolo del territorio, la terapia del dolore, il DSM, i punti di primo intervento, la rete di emergenza, che mi sono segnato anche il ruolo dei medici di medicina generale rispetto alle cause della salute, sono tutti punti critici che emergono proprio dall'analisi dell'atto aziendale. Io direi adesso, quello che diamo appuntamento a tutti i tavoli, noi inviamo a chi non ha ancora letto l'atto aziendale la versione definitiva, che praticamente Zingaretti farà un atto di un punto commissariale e darà per decreto. L'atto aziendale ormai ufficiale è questo che ci hanno presentato in commissione. Lo mandiamo a tutti, così potete leggerlo con calma, analizzarlo. Noi raccoglieremo da oggi fino a questa finestra di credo luglio, ma andrà a settembre-ottobre, in cui sarà il momento in cui Caporossi tornerà in commissione e lì potremo dirgli le cose o che non sono andate o che hanno evidenziato come carenze. Quindi ci diamo questi 2 o 3 mesi di tempo per raccogliere tutti i vostri contributi, le vostre analisi, le vostre osservazioni. Noi riscriviamo l'atto aziendale con tutti questi principi che mancano e ve li riassumo in queste macro aree, ma anche tutto quello che non è ancora stato neanche ipotizzato negli altri atti aziendali, cioè le famose campagne di informazione, di politica sanitaria, di programmazione, di chronic care model avanzato. Tutto questo lo inseriremo nell'atto aziendale, con queste osservazioni faremo una specie di nuovo atto aziendale che sarà molto più forte e importante. Vi accenno anche ad altri elementi che sono dalla nostra analisi. Noi abbiamo questa task force sanità in regione che ha analizzato tutti gli atti aziendali, li ha messi tutti in confronto e mancano un livello di partecipazione adeguato, nel senso che Caporossi non ha, ha svolto quello che doveva fare per legge, ma non ha fatto neanche bene, nel senso non ha coinvolto la consulta, non ha coinvolto questi comitati, non ha allargato la partecipazione attraverso proprio chi sta vivendo la sanità. Questo lo inseriremo nell'atto, proprio per legge stabiliremo che lui non può fare le cose da solo, o sentendo chi vuole lui, solo alcuni sindacati, ma dovrà sentire tutti, perché tutti hanno il diritto di dirgli quello che va e quello che non va. Quindi faremo un capitolo, un atto aziendale che dirà di partecipazione attiva dei cittadini, dei comitati, dei sindacati, di tutti, praticamente. In modo che tutti abbiano il diritto e il dovere di essere ascoltati. Poi inseriremo aspetti importanti sul controllo di gestione. Quella che è la contabilità analitica, quest'ASL, come tante altre, ha una situazione economica più o meno fuori controllo, stanno operando in maniera ancora troppo larga, non c'è un controllo delle performance dei dirigenti, le nomine sono fatte in maniera non chiara, non c'è trasparenza vera, a volte non pubblicano neanche le delibere sul sito dell'ASL. Inseriremo in questo atto anche tutto quello che è quel processo che già stanno facendo in alcune regioni del nord di controllo di gestione. Chi fa che cosa, sta facendo bene, su criteri oggettivi, non politici, non per amicizia. E questo cambia il progetto aziendale da così a così. È un sistema di valutazione delle performance che rende veramente chiaro chi fa che cosa, appunto. Questi sono quegli elementi che vogliamo inserire in tutti gli atti aziendali. E poi il discorso prevenzione, programmazione, rapporto pubblico-privato, ricalcolo posti letto, tutto quello che ho detto oggi cercheremo di, da oggi a settembre-ottobre, di scrivere un atto aziendale e fare una proposta a Caporossi di come dovrebbe essere il suo vero atto aziendale, non quello che ci ha portato la settimana scorsa in commissione. E questo è l'impegno che prendiamo, però l'importante è che adesso lasciateci le vostre email se non siamo ancora in contatto, noi vi mandiamo l'atto aziendale se non avete ancora letto, vi mandiamo tutti i documenti che abbiamo in commissione sanità e da lì poi raccoglieremo feedback per arrivare a settembre-ottobre e proporgli quell'atto aziendale, quello che stiamo costruendo dal basso. Se non ci sono altre domande, direi che diamoci questo appuntamento, ci rivediamo magari nei prossimi mesi, ma intanto lavoriamo nella raccolta di questi elementi, voi leggete l'atto aziendale, se avete suggerimenti, proposte, ulteriori analisi, mi aspetto molto anche dall'USO, Aspettiamo che sempre la ci prossima mese. spieghi tutta la misura, lavoriamo con la Task Force Sanitaria, raccogliamo tutti questi elementi, li sviluppiamo anche noi, li sviluppiamo e poi li integriamo A nell'atto aziendale. proposito di proposte, noi, vabbè, era più una provocazione, però poi alla fine noi ci siamo resi conto, come altro mi sento, noi ci siamo resi conto che comunque diciamo, chi è in attesa di ricovero, il 90% sono ultra settantenni, poi abbiamo fatto proprio una provocazione.
riapriamo Slitz, in attesa che voi mettete mano sul territorio, perché mettere mano sul territorio non è che ci vuole un mese, un anno, ma veramente bisogna fare interventi proprio arginati, senza c'è già, i letti ci sono, cioè almeno questi poveretti invece devono essere una barella e non poter dormire per 3-4 giorni perché non è un reparto che spegni le luci, con uno a fianco che sta male, un altro che scusate, te ne evago, un altro che muore. Cioè almeno abbiamo in attesa che potete riorganizzare al meglio il territorio, riapriamo senze e ovviamente anche le dimissioni, che non è poco, le dimissioni dei giorni estivi. Questo abbiamo chiesto. Ma sentite tu? Queste cose le portiamo in regione. Volevo aggiungere una cosa, tenga conto che noi fino a un anno fa eravamo aggregati a San Camillo, cioè la provincia di Latina era un hub spot di. Appartenevamo, ci sono queste variazioni improvvise adesso siamo autonomi, cioè è veramente uno stress, anche si crea uno staff, c'è un dipartimento di broncopneumologia, scusate, che andava dalla visita ambulatoriale fino alla broncoscopia. Esatto. È stato con un nel precedente app è stato tolto. Sono stati tolti dei dipartimenti che funzionavano, il dipartimento materno infantile tagliato, hanno fatto i distretti, ma hanno parcellizzato in qualche modo anche l'accesso, perché adesso devi andare al posto più vicino. Se sei nel distretto 1 ci deve essere un geriatra Aprile o un geriatra Latina, ma non è possibile. Cioè la possibilità di andare. Sono state create delle barriere tra un distretto e l'altro che vanno a incidere sulle. Non prestazioni di codice rosso, ma quelle che poi sono l'80 e il 90%. E io ho fatto adesso, sono stato responsabile, sono stato responsabile del progetto nazionale sugli stati vegetativi. Siamo riusciti a sapere quanti sono gli stati vegetativi in questa provincia, perché non si ha, cioè, lo stato vegetativo non si può distrettualizzare. Lo stato vegetativo è la cartina del tornasole se una popolazione è civile o meno, perché è il massimo. Diciamo il massimo dell'assistenza in tutti i sensi. Sono 9-10, non di più, poi muoiono facilmente, no? Incidenti stradali, eccetera. Ebbene, non c'è un centro, cioè gastro, faccio un esempio pratico, scusate, che poi sono andato a trovare queste famiglie in che modo. Gastroenterologo che è venuto a mancare a Latina e c'è ad Aprilia. Lo stato vegetativo di Aprilia, c'è cioè il gastroenterologo che c'è una bag da farlo, va a casa, a Latina non c'è, deve andare al pronto soccorso per rimettere la bag. Cioè ci sono state create delle barriere tra i vari distretti. Per dare conferma a quello che lei dice, la gastroenterologia di fondi hanno tolto il servizio, cioè lo hanno sospeso momentaneamente perché il dottor Costa è dovuto andare a sostituire un vincitore di concorso come Diana, chirurgia, che questo chirurgo aveva espresso il volere, dice io sono vincitore, so che c'è l'esigenza di chirurgia, non mi sposto su Roma, rimango a Fondi, così non tolgo la gastroenterologia di Fondi, non gliel'hanno permesso, quindi il dottor Costa è dovuto rientrare nelle chirurgie depauperando quello che era il servizio, ecco, di gastroenterologia, il dottore che aveva vinto il concorso è andato a Roma. Questo, cioè il distretto è giusto che deve essere alcune cose sotto casa, ma non è possibile che poi diventi una barriera. C'è una via che fa il confine tra Cisterna e Latina, metà della strada è il distretto di Latina e metà della strada è il distretto di Cisterna. E chi c'ha in una parte di strada c'ha l'assistenza di soldi del gastroenterologo, dall'altra parte no. Questo forse è stato eccessivo, questo mettere tutto sotto casa, ecco. Tra l'altro questa provincia è strana pure per questo, insomma, non è che stai a Tiburtino a Tuscolano e lo trovi, insomma, scusate, ma sono questi servizi dicono che non ci sono le risorse, che manca il personale. Poi mi chiedo, no? Ma i soldi dei fondi europei che arrivano alle regioni ce ne sono anche troppi. Arrivano nell'asso e poi ritornano indietro e li perdiamo. Perché ritornano indietro? Comunque io ci ho messo il mio indirizzo, se mi fornite pure a me la documentazione. Grazie, buon proseguimento e buon pranzo. Grazie. Dottore, magari se può lasciare cortesemente l'email. Ecco, me l'avete mandato l'invito. Grazie. Quindi lascio l'invito oppure ricopi. Adesso ve lo tengo. Buon lavoro, Grazie. Comunque lo ringrazio al Presidente, è l'unico che sono.
La sanità non è fatta da una sola categoria, la sanità è fatta da 22 soggetti, non posso evitare, i colleghi mi correggono se sbagliano i numeri, ho detto la sanità è fatta di 22 stazioni sanitarie e qua se ne è presentata una sola. Io genero come medici di scontro, però come istituzionalmente, il presidente dell'ordine dei medici latini, che rappresenta tutti i medici, quello che ha detto lui è espressione di un settore, di un... di una professionalità che non viene la dottoressa di sono di vale, e bisogna tagliare atto che non è stato partecipato. Tutto quello che abbiamo detto non sono la di lei, è stato abbiamo presente non ti comunque ci sono queste, non è che partiamo perché finché nascondiamo non risolveremo mai niente, quindi poi io volevo fare una proposta, volevo dire quando andiamo, non so se stavo con un pasquino. No, ok, prendi il microfono, così per la registrazione. Ah, ok. Io volevo, quando andiamo a fare le proposte sui DCA, sul segreto aziendale, è importante il chi fa cosa, come, quando. Perché io l'ho letto, è vero che l'atto aziendale dà delle linee guida, dà descrive quelli che sono i principi ispiratori, le finalità, di cui poi si può, peraltro si può parlare. Però è importante poi che quando lo andiamo a applicare, nel senso quando andiamo poi a stringere, è importante chi fa cosa, nel senso qual è l'attore, quali sono gli attori, quali sono gli operatori, cosa devono fare, quando e come lo devono fare. Dai dirigenti fino all'ausiliario. È importante perché anche quando il collega del 118 volevo fare una domanda, poi se ne è andato. Dovuto al mezzo che doveva lavorare. No, volevo fare una domanda semplice, una curiosità, perché la voce che gira volevo sapere se era ufficiale. E poi magari la giro a te, magari sì. Sì. Stavo finendo, è importante capire bene i ruoli, perché quando lui diceva non abbiamo un reparto, una UOC, cioè un'unità operativa complessa di risorse umane. Giustamente ce lo siamo andati a guardare sull'aziendale. Io poi ho continuato a leggere, quando si parla di sviluppo di professionalità, sviluppo delle risorse umane, l'unica UOC che compare è quella sull'atto aziendale, è quella della formazione. Cioè demandano la formazione gestita dalla Lombardi e da Esposito, che poi fa tutto, quindi se andiamo a concretizzare forse davvero non c'è una volta. No, non c'è, l'abbiamo vista noi leggendo, infatti che ha detto non fare niente. Era una delle cose che è fondamentale per un'azienda personale, cioè si gestiscono il modo in cui dotazione organica. La dotazione, si parla di dotazione. Poi un'altra cosa riguardo i privati, che è vero, speculano su quello che manca nel pubblico, perché volutamente è fatto mancare nel pubblico, indirettamente. Attenzione ai pirati, che c'è stata una polemica con l'ICOT qualche giorno fa, che la regione non voleva pagare determinate prestazioni, i pirati ha detto così, allora chiudo. Giustamente metti la regione, l'ASL, nella condizione di dover dire cavolo, te lo dico un'altra cosa, ma se questi chiudono ci arrivano pure i codici bianchi, perché quello fa codici bianchi, codici verdi e prestazioni tipo ambulatoriale. Quindi giustamente ti creano i presupposti, ti mettono nella condizione di dover dire no, vabbè, allora paghiamo, eccetera, eccetera. Attenzione. Lo dico a te Davide, a Gaia, mo se ne andà. Quando qualche privato, l'AIOP in particolare, che è la più importante in Italia, come associazione italiana per l'età ospedaliera privata, quando dicono ah è così, Sbogaglia diceva togliamo, leviamo l'università dall'ICOT, mandiamolo a fondi, perché all'ICOT paghiamo, ed è vero, diranno. Ah così, e allora cominciamo a non assumere, cominciamo a licenziare, eccetera, eccetera, se andiamo sopra con l'organico, andiamo in over, questo dicono, alla fine questo dicono. Attenzione, perché là mi dici, ok, azienda privata, hai ragione, mi dai la tua dotazione organica? Mi dai la distribuzione della tua dotazione organica? Andiamo a vedere se rispetti quegli stracci di norme che riguardano gli standard qualitativi all'interno delle unità operative? Perché se poi mi dimostri che tu hai ragione, che chiudendo di reparti mandiamo a casa della gente, allora dici ok, discutiamo, ma deve essere reale la cosa, non è che me lo dici, cioè me lo devi dimostrare. Attenzione, perché è tutto lecito, anche la sanità privata ci serve, nel senso, io sono un infermiere, parlo un pochino
parlo un pochino di me. Ho continuato, ho fatto un master di coordinamento, adesso ad aprile mi lavoro nella secondo livello, eccetera, eccetera. Sono temi che sentiamo e risentiamo. E poi, ma al di là di tutto questo, sto sempre con le orecchie puntate, sempre con le antennine, perché mi piace sapere quello che succede nel resto del mondo, diciamo così. La sanità privata ci serve, non è che la dobbiamo smontare, nel senso che i modelli nazionali di sistema sanitario sono quelli che funzionano al 60% pubblico e 40% privato, oppure 50 e 50. Cioè tutto pubblico, tutto privato non funziona proprio come sistema, meno che mai potrebbe funzionare in Italia. Quindi 60 pubblico e 40 privato va bene, nel senso che nel resto del mondo il sistema funziona abbastanza bene, facciamolo funzionare. E mandiamo in fondo questa legge sull'anticorruzione. E grazie a tutti. La domanda che volevi fare a... Ah sì, scusami. No, volevo chiedere al collega se è vero che quando c'è una chiamata sul territorio, parlo al 118, perché io quando parlo di territorio poi mi riferisco sempre, non al 118, mi riferisco sempre all'assistenza domiciliare. Ah. Cioè l'assistenza che noi eroghiamo a casa della gente. Il 118, io volevo chiedere il 118, se è vero che quando c'è una chiamata l'infermiere da solo può partire con auto e o ambulanza, e se è vero che quando che il medico non parte mai da solo. Te lo dico che è confermato, sì. Perché lo succede anche in polizia. Io con un autista che non è neanche barelliere, quindi se dovesse succedere qualcosa dovrei fare l'infermiere e il barelliere. Posso uscire. Se esce il medico con l'ambulanza, vuole autista, infermiera e medico. Anche in polizia succede questo. E qualcuno mi deve spiegare perché. Questo bisognerebbe vedere le leggi che regolano. E poi un'altra cosa riguardo alle dotazioni, adesso mi è venuto in mente, un'altra cosa riguardo alla dotazione organica, perché poi comunque dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, nel senso siamo qua una guerra, dobbiamo pure fare i conti con quanti soldati abbiamo, no? Andando utilizzando termini molto terra-terra. Bisogna pure capire, in modo di dire una cosa che non piacerà magari, bisogna pure vedere le prestazioni che si erogano, cioè l'infermiere che mi sta in ambulatorio, che prestazioni mi sta erogando? Perché in un ambulatorio di otorino laringoiatria bisogna che qualcuno mi spieghi a me infermiere cosa fa il collega vicino al medico, cioè quali sono le prestazioni che tu eroghi. È quella di andare a chiamare l'utente fuori e portarlo dentro, ma non c'è bisogno di pagare l'infermiere, mandiamolo in reparto dove serve, mandiamolo in UTIC, mandiamolo in rianimazione dove serve, dove rianimazione magari non ti fanno i ricoveri, li rimandano perché non c'è il personale. Ma questo va anche per tutti quegli infermieri che sono andati a finire in direzione sanitaria, cioè ci sono infermieri che lavorano in direzione sanitaria, che portano i ricoveri. Dell'ambiente organico, cioè nel senso già siamo... Quanti sono gli infermieri in Buscani? Medici, cioè, scusate, già abbiamo poco personale, già ce n'abbiamo poco, utilizziamolo bene quello che abbiamo, siamo pochi, distribuiamoci bene. Quindi la mansione legata alla... No, io non sto mettendo niente in discussione, se serve l'infermiere all'otorino alla laringoiatra che devono lavorare insieme, ben venga, però vi si deve dimostrare che prestazioni fa. Sono scelte interne del direttore sanitario, direttore generale, non possiamo... No, però è bene pure parlare di questo, perché... Ma se ci fosse una carta dell'organico del personale, uno potrebbe... Cioè, abbiamo problemi di animazione. C'è, ma non è... Comunque, questo è successo 3-4 anni fa, ero semplice direttore e stavo nella CGL, io ho capito che dovevo andare via. Perché accade questo, che il direttore, come ogni anno d'estate, c'è il problema di portare il personale in ferie. E che è successo? Che si fa sempre l'accorpamento dei reparti, così il personale non è in ferie. E andai lì come uditore tutte le sigle sindacali e il direttore sanitario fece una provocazione. Disse, ma perché dobbiamo fare l'accorpamento? Ci sono altri operatori sanitari imboscati? Guardi, sembra di stare una scena di un film, e chi si è girato da una parte, chi ha aperto la venda? C'è stato un silenzio di è durato un minuto, io ho fatto la venda con le donne. E questo, cioè siamo anche noi che alimentiamo comunque il sistema, perché c'è chi comunque
non si vuole fare neanche la fine alla posta, c'è un amico che sta alla cassa, metto il conto corrente a lui, quindi ci sono anche gli imboscati, ci sono anche quelli che hanno delle grosse patologie e stanno, comunque hanno avuto un dimensionamento, sono pochi, rari i casi, ma ci sono comunque, perché poi, però, esattamente, perché poi anche qui bisogna vedere pure, noi vogliamo sapere anche l'attività del medico competente dell'azienda, cioè vedere un attimino i casi che tu che assolvi annualmente con il rispetto della privacy, vedere un attimino il dimensionamento, se lo fai, per quanto tempo c'è l'esenzione, come l'ho avuto io per l'emergenza per 4 mesi, però poi volevo fare un pronto soccorso, ho detto lasciamo perdere, ho 2 figli, non li voglio vedere fino a capo. Quindi c'è anche questo, c'è un fatto anche culturale purtroppo nostro, perché il clientelismo comunque è alimentato un po' da tutti noi, e questo perché se non ci avessero il politico, questo bacino elettorale che è l'azienda A, che non è solo Latina, perché poi lo vediamo che alle leggi elettorali ci sono sempre molti medici, non c'è infermiere, cioè se è stato studiato c'è nel paura di infermieri, perché è così, però è questo, purtroppo è così, e c'è una grossa ipocrisia, scusi faccio vedere un minuto. E tempo fa, per capire anche com'è qui il territorio, ci fu un corso sulla legalità organizzato da Libera. C'era Moscardelli e Enrico Forte che parlavano di legalità. A un certo punto Enrico Forte del CPD ha detto io riesco ancora a capacitarmi come mai a Fondi 3 anni fa non si riuscì a sciogliere il Consiglio Comunale, come non lo sai, non lo sai tu. Io mi sono alzato e gli ho detto il motivo. Fondi, che era il Consiglio Comunale, che era in odore di mafia, si mise di traverso Fazzone. Ho detto scusi, e gliel'ho detto io. Poi lei, Moscardelli, che sta nella commissione antimafia, e adesso c'è qualche problemino se non sbaglio Moscardelli, ecco, il perpeculato, lei sta in commissione antimafia, abbiamo lo stesso Fazzone in commissione antimafia, è come se mettiamo un tavolino a mettere la guardia a un deposito dei formaggi, ma di che stiamo parlando? Voi della politica, ve ne dovete andare alla sanità. Fino a un certo punto, le nomi, cioè questo è inutile che i vari Simeone e Pino Simeone, soprattutto dell'area di destra, speculano sulle problematiche del pronto soccorso, sulla mia personale che ci ha fatto un articolo perché lui dispiaceva, ma che poi quando è venuto una volta in pronto soccorso perché ha un dolore toracico, gli hanno fatto subito il CC e se n'è andato, però poi fa l'uscita ogni volta che esce un discorso, un articolo sul sovraffollamento, perché io entro in pronto soccorso, vedo i volti dei vecchi che soffrono, ma che vedi? Hanno fatto 2 passerelle, prima la sinistra e poi la destra, Fazzone mica entrava perché lo stavamo aspettando. Prima la sinistra e poi la destra, questo speculare sulle problematiche dell'utente del dottore sanitario, questo sciacallaggio deve finire, non si può prendere avanti così. E questo io ho detto comunque a loro. Così, è una cosa ignominiosa, non si può. Certo, come dite voi, è blindare la sanità, non è una bella notizia, però io credo che pungolare sempre, rompere le scatole, fare anche azioni di forza e proporre comunque è l'unico modo. Non stiamo parlando di servizio segreto, stiamo parlando di un servizio pubblico che non guarda prima. Un servizio pubblico, questa è un'azienda che dovrebbe erogare assistenza, però spende 700.000 euro al mese per l'affitto Latina Fiori e 1 milione di euro per quanto riguarda il condominio, se non sbaglio. Cioè, sembra quella l'azienda, Palazzo di Vetro lo chiamo io, no? A Latina Fiori, sembra la sede di una organizzazione di rappresentanza, della Microsoft, di qualcosa, tu devi erogare assistenza. Io conosco un bravo amministratore che ha lavorato qui in azienda, dicevo, ha detto i miei tempi, che mi aiuta anche nei lavori di ricerca e tutto, dicevo i miei tempi, io c'era una stanzetta per me, adesso tutti questi corridori che ci vanno a pattinare. Noi siamo andati su in azienda, stanze vuote, fotocopiatrice davo 50.000 euro, quando noi al pronto soccorso per avere una fotocopiatrice nuova, non abbiamo mai avuto, avevo una vecchia usata, e abbiamo aperto un pronto soccorso nuovo con avanzi di magazzino di mobili. Ma che stiamo a parlare? Poi su lasciamo verde quello che possiamo vedere alla Dina Fiori. E questo è l'approccio proprio che prima l'amministrazione, prima gli amministrativi, che c'hanno l'Alpi, che esatto, c'hanno pure i buoni passi, esatto, e dopo le problemi sanitari, ma questo. Noi siamo quelli che mandiamo avanti la sanità, perché noi non possiamo far sciopero. Loro possono fare, possono incrociare le braccia per 3-4 ore, a noi ci arrestano.
ma ci arrestano proprio. E noi portiamo avanti la sanità. Per questo io dico sempre ai miei colleghi, ci vuole dignità. Ci vuole dignità nelle azioni di forza, sei un precario, hai paura di protestare, ma che c'è altro da perdere? Che te pensi che ti licenziano? Loro non sono i padroni dell'azienda, sono comunque degli operatori come te, amministrativi, e comunque sono dei dipendenti. Rappresenta nessun cittadino, gliel'abbiamo detto, tu non sei stato eletto da nessuno, chi rappresenti te stesso? Posso fare un intervento non tecnico, magari? Buongiorno, sono Pasqualino Pisano di Pontigna e dell'Unità Pediatrica naturalmente, e volevo diciamo legare un po' l'intervento a quello che hai presentato. Per quanto riguarda la parte informatica della gestione della sanità, io come utente mi sono trovato più volte a andare per esempio a Gemelli a Roma o a qualche altro ospedale. E devo dire che le informazioni sulla mia vita, diciamo ospedaliera o comunque sanitaria, non esistono in realtà, nel senso che vengono create di volta in volta che un paziente si reca in ospedale per un'emergenza, per un intervento, eccetera. Quindi quello che volevo chiedere è se è previsto nella riorganizzazione sanitaria un database dei pazienti, nel senso che sarebbe interessante che una schedatura diciamo in effetti dei pazienti, quindi avere che dal medico di famiglia partisse tutte quelle informazioni legate in rete sulla situazione del paziente, in modo che anche per esempio in caso di pronto soccorso, il pronto soccorso può già avere tutti gli elementi sanitari del paziente per poter valutare anche magari particolarità dell'intervento da eseguire in pronto soccorso. E quindi questa potrebbe essere sia una proposta. A Roma che... già c'è comunque. No, a Roma il pronto soccorso, se vai, è già, sì, già c'è, però tra ospedali. A Roma io parlo di un database naturalmente provinciale almeno, o regionale, ma provinciale dove comunque gli operatori possono accedere, cioè se io ho fatto delle analisi recentemente, il medico a Viterbo può aprire il database, certo, e vedere le mie diciamo patologie, i miei problemi preventivamente senza dover aspettare ulteriori analisi, certo, eccetera, eccetera. Nel frattempo poter valutare una situazione già esistente. E questo e quindi è sia una domanda che una proposta, che non so se è potrebbe essere diciamo prevista anche dalla scusa, vado avanti, sì, così magari poi riguarda anche le emergenze territoriali. Io dico una cosa, non so se è stato valutato ad esempio che la Dina ha un grave problema di tumori, ok, quindi legati principalmente alla centrale o probabilmente alla centrale eccetera, quindi probabilmente l'emergenza territoriale di Latina è quella oncologica, presumo, ok? Quindi la prevenzione dei tumori e la cura sono prioritarie, diciamo, come sul territorio. Magari, che ne so, nel territorio montano, a Frosinone, ci può essere una patologia legata all'ortopedia, perché è risaputo che nelle montagne diciamo c'è questa carenza diciamo sulle ossa, e quindi non so se è anche in questo è previsto un impianto sanitario territoriale legato a quella che potrebbe essere l'analisi epidemiologica o comunque delle patologie maggiormente riscontrate. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda le emergenze di pronto soccorso, cioè, sappiamo che bene o male sono divise tra emergenze quelle dovute agli incidenti, quindi, o comunque a piccoli interventi dovuti a cause più diverse, magari piccoli, come comunque legati a delle patologie già preesistenti, cioè quindi pazienti che possono avere per esempio già una predisposizione all'infarto, che già hanno avuto degli infarti e quindi si rivolgono al pronto soccorso. Poi ci sono quelli che si tagliano con il coltello e quindi hanno un altro tipo di emergenza. Adesso questi due tipi di emergenze
Naturalmente entrambe vanno a carico del pronto soccorso, quindi il TAS dei pronto soccorsi, e naturalmente c'è il piccolo incidente, c'è l'utente che ha avuto il piccolo incidente che a volte sta anche 24 ore nel pronto soccorso prima di essere assistito, e ti dico da esperienze diverse, oppure una mia zia che è stata ricoverata per un'insufficienza respiratoria grave è stata, prima di essere diciamo di entrare poi nel posto letto, insomma, è stata in pronto soccorso una giornata sana, per dirti. Adesso, per evitare, diciamo, in passato si era detto che i medici di famiglia potevano fare dei piccoli interventi anche per quanto riguardava alcune piccole emergenze. Cioè, volevo sapere se questa cosa è ancora esistente, cioè se ancora i medici di famiglia possono fare quel tipo di interventi, cioè più, ad esempio, piccole suture su tagli o alcune medicazioni, non è più previsto. Medicazioni? No, era stato inserito come soluzione per alleviare il pronto soccorso, almeno a mia memoria nel passato. Ma lo sai cos'è? Che il problema delle suture, cioè tutto cioè degli apparecchi tipo la sterilizzazione dei feti, non è che loro poi possono avere la sterilizzatrice, okay. Quindi dovrebbero associarsi magari. Sì, ma il monouso, lo sai meglio di me, è il monouso di Barbie, non è che, cioè, è il piccolo medico, cioè. Scusa, quello che dicevo. Anche dei costi. Scusa, io volevo arrivare proprio a questo, nel senso che non so se bisogna fare un'analisi dettagliata anche sui costi di questa gestione, perché comunque, però sicuramente avere un presidio locale che può sopperire a piccoli interventi di questo genere, secondo me limiterebbe tantissimo gli accessi ai pronto soccorsi principali che hanno, ecco, però non esiste, ecco. E pochi sanno della loro esistenza. Sì, ma per esempio nel mio paese non c'è, la Latina non so adesso cosa ha come laboratorio intermesi. Cioè, e poi volevo dire un'altra cosa, il ruolo delle guardie mediche. No, c'era. Cioè, non so adesso se è stato, se il ruolo della guardia medica risulta fondamentale, ad esempio, per interventi sul posto, per emergenze sul posto, cioè in passato la guardia medica magari poi... No, brevemente allora, molte volte io stavo a Triace e criticavo la guardia medica perché non poteva fare un'impegnativa, non poteva fare niente, e molto spesso c'è ordine a pronto soccorso. Questa era la guardia medica, spesso non la trovi perché è andata a fare qualche intervento in qualche domicilio, cioè al di là del territorio, non lo dico solo io, l'avrebbe detto anche il presidente di tutti i medici, è stata proprio una presenza inutile. E per quanto riguarda la prevenzione oncologica, c'era stato un progetto anni fa sulla prevenzione oncologica e un mio amico aveva, la moglie si era messa in lista, non l'hanno mai chiamata. Fanno i progetti, questa è un'altra cosa, fanno i progetti, ci prendono i soldi, ma infine fanno i progetti? Diciamo che probabilmente, allora, in passato la guardia medica faceva l'intervento a casa, no? Nel senso, tu chiamavi la guardia medica e se aveva un'emergenza che non so, che poteva, non potevi, non so per quale causa, diciamo, non ti potevi spostare, e veniva la guardia medica e ti faceva un intervento, un pre-intervento, magari la guardia medica valutava anche se era il caso di chiamare l'ambulanza, eccetera eccetera. Quindi questo, per esempio, il ruolo della guardia medica secondo me è fondamentale per evitare anche diciamo casi di questo genere, cioè magari casi di persone che non debbono essere portate con l'ambulanza, quindi chiamare l'ambulanza e quindi la guardia medica potrebbe recarsi sul posto e valutare, sempre in casi nei quali comunque non c'è una gravità particolare. Poi un'altra cosa, le case della salute, cioè il ruolo della casa della salute, cioè dovrebbe sopperire quello che erano i vecchi ospedali, non ho capito molto bene, cioè se è in senso ambulatoriale sostanzialmente. Sono arrivati al medico di famiglia che il proprio paziente lo fa gestire alla casa della salute e lui va a visitarlo, cioè un paziente con diabetico, è uno che ha una broncopatia ostruttiva cronica. Invece di andare in ospedale va alla casa della salute, lì c'è il laboratorio di diabetologia e quindi può
può diciamo, rimettere a posto di quelli che sono i livelli della glicemia, oppure essere eseguito sempre per patologie croniche. Ecco, però ci fa questa resistenza delle medici famiglia perché forse volevano più spiccio. Questo. Chiudo l'intervento, scusa Davide, volevo dire un'ultima cosa. Secondo questa è un'opinione personale, cioè a me sembra che come la sanità come per altri settori pubblici in questo momento siano tutti sotto attacco per una diciamo volontà politica di arrivare probabilmente a tagliare i costi sul pubblico e avere il modello americano. Sostanzialmente io la vedo in questo modo, dove comunque tu devi fare, quindi ci saranno le lobby delle assicurazioni che spingono verso quel settore. Incontrano la resistenza delle lobby diciamo della sanità, che comunque sulla sanità pubblica si continua ad arricchirsi e quindi c'è una lotta di potere sostanzialmente. Almeno. Però da quello che ho visto, da quello che è successo anche a Roma con gli ospedali, con per esempio con il Monte di Creta, quindi anche le convenzioni pubblico-private eccetera, sembra quasi che le eccellenze vengano trasferite sul privato e quindi diciamo il pubblico rimarrà un po' la ruota di scorta della sanità e quindi si arriverà ad avere le famose assicurazioni private per avere poi l'accesso alle cure. Sì. Torniamo alle 5-6 domande e poi chiudiamo il giro. Sì, quella è il database più che altro. Allora, questa è prevista nell'agenda digitale a livello governativo e rientra nel fascicolo sanitario elettronico, quindi ci ha previsto che ci sia per ogni persona non un database ma una cartella elettronica personale in cui si registrano tutti gli esami, l'accesso ai pronto soccorso per evitare in futuro ci saranno esami non appropriati, duplicati, replicati, e questo sarà in carico al medico di medicina generale che dovrà gestire il percorso assistenziale associato alla persona. Quindi in un prossimo futuro sarà questo, per adesso non c'è nulla. Era tutto previsto sulla carta, ma dai, risolverebbe un sacco di problemi. Poi la seconda domanda. Studi epidemiologici, quindi la. Sì, sì, stiamo per. La cosa che manca totalmente nel piano aziendale è il ruolo dell'ASL per quanto riguarda la prevenzione e il monitoraggio delle malattie derivate dal rischio di esposizioni ambientali dannosi. Noi lo sappiamo bene perché siamo un territorio particolarmente massacrato e quindi la prevenzione manca. Manca, l'ASL deve dare parere su tutte ciò che sono le autorizzazioni ambientali, cioè tutte cose che se tu vedi in regione tutti quanti gli atti, manca il parere dell'ASL di Latina. Secondo me sarebbe anche, e questo però va verificato, stiamo facendo, anche un come si dice, potrebbe anche inficiare l'atto, no? Perché secondo me è una cosa fondamentale perché è stabilita per legge. Un'altra cosa che non si riesce a capire l'ASL perché non fa, perché lo sta demandando sempre di più, è la certificazione per i disabili. Questo è pure un altro problema molto grave per quanto riguarda le iscrizioni a scuola, perché l'ASL ha la certificazione per i disabili gravi, per la sindrome di Down e per tutti quanti quei bambini che avranno bisogno di un percorso alternativo durante l'anno scolastico. In mancanza di queste certificazioni capite che poi succede quello che non dovrebbe succedere, cioè che al bambino disabile non viene assegnato l'assistenza di sostegno e tutto quello che dice Pasqualino è un'opzione di Priverno. Priverno, a parte quello che dice, cioè Priverno però ad oggi diciamo, funziona ancora bene, nel senso che se ti fanno l'astra ti mandano a Priverno, allora della Cina così funziona molto bene. Il problema è che poi, avendo tagliato i fondi, tolgono le ore di sostegno alle scuole. Esatto, ma sì, cioè, nel senso, se non si riesce a fare questa certificazione che ha dei tempi strettissimi, la devi fare entro maggio per l'anno sull'iscrizione all'anno successivo. Cioè, insomma, l'ASL manca totalmente questa cosa. Non si fa un'analisi epidemiologica seria. Noi, forse la prima, Davide, la proposta di legge registro tumori nella regione Lazio, forse una delle prime, insomma, forse adesso. Non lo so, stiamo contrattando e stare incardinato, stiamo per incardinare, però diciamo che l'unico studio ufficiale della regione Lazio sull'epidemiologia era quello dell'ERAS, che però non è più finanziato da almeno tre bilanci,
Quindi i dati dell'ERAS sono dati del forse 2010-2011. Allora, no, la seconda domanda era appunto sul polo oncologico e Gai diceva esattamente che sta per essere approvato in regione e già passata in commissione sanità, che sta passando in bilancio ma è in fase di chiusura la prima legge che istituisce il registro tumori. Questa è la nostra prima vittoria, diciamo, sul campo sanitario. Cosa prevederebbe? Cioè, se ci fosse questo registro tumori? Allora, già le ASL stanno predisponendo tutte le strutture, come posso dire, sia le risorse sia le strutture, diciamo, tecnologiche per mandare alla regione tutti i dati relativi all'incidenza dei tumori in ogni singola area, praticamente mettendo insieme 11 diversi flussi di informazioni. Quindi avremo da oggi in poi nella regione la mappatura di tutte le patologie, tutte le esenzioni, tutte le dimissioni, anche addirittura le attuali, non solo sui morti, insomma sul passato, ma anche su chi sta in cura e sulle ricette. Quindi potremo fare una sorta di mappatura di tutto, di ogni patologia organizzata, cioè ogni singolo territorio, quali licenze di tumori, di due tumori, e su quello può fare politiche di prevenzione, che no, gli schemi ha fatto in maniera molto quasi casuale. C'erano dei cluster, alcune patologie forti, tumorali su alcune zone, e su quali però non hanno fatto interventi forti, sul neonatale, insomma, patologie anche sui bambini. Con questo registro tumori sarà molto avanzato, permetterà proprio di mappare il territorio per fare quegli interventi specifici. Da lì poi riparte l'assistenza domiciliare sanitaria sui tumori che non esistono. Quindi è in corso uno studio da parte della generazione anche dell'emergenza, cioè nel senso la priorità di Latina è quella, la priorità di Frosinone è quella, la priorità di... No, nel senso c'è il DEPT, che è il Dipartimento Epidemiologico della Roma, che sta raccogliendo tutti i dati dai medici, da tutte le altre. Però li stanno mettendo insieme in maniera forte e intervenendo sul... Diciamo, c'è una visione ancora troppo superficiale, con i tumori ci si andrà molto a fondo e sarà molto più approfondito con intervenire. La guardia medica è a livello dell'ASA non è assolutamente potenziata, è abbandonata a se stessa, attualmente investendo sulla guardia medica con un servizio migliore nel fuori orario sui medici di base. Poi sulla cronicità in accesso al pronto soccorso, questo è un fenomeno diffusissimo. L'ASL ha 73% di persone che vanno a pronto soccorso che potrebbero essere cronici gestiti dal territorio, quindi 70% in meno di cronici che andrebbero seguiti da altre strade. Ed è fattibilissimo, ma non è attualmente il dato aziendale. E poi... Pasqualino, perché Pasqualino poi rappresenta quello che è quello che è il cittadino, che è l'utente sostanzialmente, non è il tecnico, però è l'utente. Pasqualino, le case della salute hanno avuto origine? Scala della salute è un tema su cui noi stiamo lavorando da 2 anni, stiamo guardando esattamente quelli che hanno inaugurato, che sono le prime 8. Zinaretta e Patinè, detto che inaugura una quarantina entro pochi anni, una spesa di 40 milioni di euro, una cosa enorme. Cioè invece che potevano ricostruire, riaprire, e ci stanno aspettando solo questa casa della salute. Noi abbiamo fatto in 2 anni un'analisi, abbiamo fatto un convegno, abbiamo un documento che dimostra come il modello attuale non funziona e come sarebbe una vera casa della salute che potrebbe veramente dare risultati ottimi, ma per adesso le prime 8 non funzionano. Abbiamo discusso con tutti i direttori generali, ognuno se ne è fatta una nella sua. Ogni casa della salute ha i dati che dimostrano che non sono ancora partite. Ci hanno promesso il mondo, i percorsi diagnostici non sono praticamente ancora attivi, solo Ponte Cove, la prima che sta partendo. I soldi ce l'hanno preso. Ha preso un mare di soldi. Cartellonistico. Non abbiamo una data di. Non ci dico, per esempio, domani parte la casa della salute o. A Ciccano ci hanno preparato proprio il responsabile della casa della salute, ha detto che la farà partire nei prossimi mesi, ma senza nulla di concreto. Qui c'è un danno erariale, infatti c'è un lavoro che stiamo facendo, un po' di interrogazioni. A Cesariati ci negano tutti perché non hanno proprio non hanno documenti. Cioè non sanno neanche chi ci sta lavorando, come, le procedure interne, se il piano di fattibilità, il business plan, non c'è nulla. Adesso la nostra buona supposizione ce l'ho data dopo un anno, poi capiamo che è. Dopo un anno che parte la casa salute ci dà un documento che dimostra che la cosa funziona, dopo un anno.
che sono strutture veramente vuote, inutili e che forse funzioneranno tra 4 anni. Abbiamo analizzato i casi di Emilia in Toscana in cui anche loro hanno dei problemi, dopo anni che le stanno utilizzando, hanno problemi proprio nel fare funzionare. Quindi anche stiamo imparando dagli errori degli altri. È un modello anche sbagliato. È un modello che se fatto bene, se applicato nei casi, potrebbe funzionare, ma come lo stanno facendo, importato dalla Toscana all'Emilia non va. E sono, cioè ufficialmente sono cantieri aperti, laboratori di ricerca, però i cittadini novari non trovano nessun servizio attivo. E c'è, questo è uno dei maggiori danni facendo sigarette alla sanità. Cioè l'idea è buona, ma sto facendo in maniera assolutamente gestita così a caso. No. A livello internazionale non lo so. Si combinano molti viaggi all'estero molto ben organizzati per spendere e spandere. Qualcosa verso nord vorrebbero farlo per andare ad attingere dove mia moglie è svedese, per cui e anche in Germania. Non c'è da andare tanto lontano. C'è qualcosa del genere. Funziona tutto in una maniera perfetta. No, sì, lo dice anche capo con mano propria questa realtà delle case. Perfetto, nel documento di 60 pagine, cioè tanto in cui diciamo tutto quello che abbiamo trovato, quello che va e non va, facciamo ancora una proposta, quindi è un documento che è disponibile, ci vuole approfondire, c'è tutto. Grazie. Allora, Pasqualino, un attimo, la casa della salute ha preso origine, poi Davide mi smettirà, ha preso origine, è un modello emiliano e poi qualche altra regione si è arrivata. Allora, quando Zingaretti faceva i proclami, istituiremo le case della salute, eccetera, cioè io contentissimo perché poi mi sono andato a leggere quello che è tutta roba online poi, perché Emilia Romagna poi pubblica tutto quello che è il manuale della casa della salute, cioè che serve, che funziona sul territorio, chi ci lavora, quali sono gli accessi che fa, le prestazioni erogate, come si integra nel territorio, l'ospedale in territorio, cioè c'è scritto tutto. Allora andare a prendere, che poi può avere quei problemi, nel senso che poi l'idea è buona, va analizzata, bisogna vedere poi quali sono le criticità e sicuramente anche loro avranno determinate criticità, sicuramente, ma voglio dire, si evolve, no? Si migliora. Ma introdurre questo sistema nella regione Lazio per farsi gli affari propri non funziona così. Non è che io apro la casa della salute a Sette e poi ci metto dentro la cooperativa, la faccio gestire dalle cooperative. Non è che io faccio la casa della salute a Sette e poi non mi metto d'accordo con le professionalità che devono entrarci e devono erogare le prestazioni. Non è che io istituisco le case della salute nella regione Lazio per una somma, che poi Davide ci dirà, sicuramente esorbitante, per fare cosa poi? Perché io poi devo portare a casa dei risultati, nel senso devo dire ho speso tot e questi sono stati i risultati, ho fatto... No, queste sono prima di tutto propagande, ma poi sono progetti atti a mettersi in tasca dei soldi e basta, o ad assicurare le lobby già presenti, già note, altri soldi. Questo è. Perché l'idea è buona, può avere delle criticità assolutamente come tutte le cose, perché la perfezione non esiste. Ok? L'idea è buona. Ma tu non è che devi prendere quel modello regionale, devi cercare anzi di migliorarlo, lo devi studiare, lo devi migliorare, lo devi adeguare alla regione Lazio, perché poi le regioni non sono tutte uguali per mentalità, per fattori e tante cose. Ok? Questo è lo studio che va fatto. Non è che io faccio il programma e poi, come è successo, spingo i dirigenti aziendali, oh vi dovete spiegare, dobbiamo fare l'apertura, perché io devo avere il consenso, perché pure i dirigenti aziendali, belli, buoni, brutti che sono, lavorano e hanno lavorato, ma in sei mesi, qualcosa che va studiata in 2 anni, 3 anni, perché lo studio dietro ci deve essere, non è fattibile. Questa è la casa della salute, è una cosa buona, l'integrazione che c'è tra l'ospedale e territorio. È territorio, si dovrebbe farsi carico del malato cronico, dovrebbe farsi carico dei codici bianchi e dei codici verdi, giusto Davide? Chiaro? È un'idea buonissima, è fantastico, però con i giusti criteri, con le giuste attenzioni, con il giusto studio. Altra cosa, quando si parla del pronto soccorso dice sovraffollato, mi taglio un dito, non posso fare sutura, il medico non me lo fa, andando al pronto soccorso, aspetto tutta la giornata, eccetera, eccetera. Bisogna sempre porsi il problema, cioè bisogna andare sempre prima, nel senso bisogna dire, ma perché il pronto soccorso è affollato? Chi ci va al pronto soccorso? C'è tutta la prudenza della... Non c'è accessi impropri. No, aspetta, la faccia accessi stanno i dati, però io prima l'ho citato, è vero, è fastidioso, i dati danno fastidio, i numeri, è difficile da... Però il bacino è cambiato, stanno chiuse il pronto soccorso locale, adesso non ti si riversano. Se poi faccio riferimento all'aspetto dei pazienti oncologici, dei pazienti chirurgici, dei pazienti che subiscono traumi, eccetera, eccetera.
se il pronto soccorso fosse scelto, fosse svuoto, non fosse sovraffollato di vecchietti sostanzialmente, di cronici, funzionerebbe da Dio anche con lo stesso personale che ha. Cioè non avremmo nemmeno bisogno di andare a sopperire o implementare il personale attualmente presente al pronto soccorso. Perché l'ha detto Davide prima, stanno sui documenti che loro hanno fatto come studio, ma stanno anche... Quindi possiamo farlo anche, possiamo fare anche una piccola indagine tra di noi al pronto soccorso. Il 70% degli eccessi riguardano la cronicità. E il pronto soccorso, teoricamente. È cambiata la sanità perché la chiusura degli ospedali è recente, non è. Sì, 2011-2015 è diverso un dato. La medicina non so, ma non deve, quello diventerà un fatto definitivo, invece non deve essere così. Bisogna mettersi a studiare, bisogna trovare delle soluzioni. Questo. Perché il pronto soccorso non può assistere al malato cronico, il pronto soccorso deve curare persone che stanno a rischio di vita, urgenze, codici gialli, codici rossi, codici verdi, codici bianchi, in altre realtà regionali molto più illuminate delle nostre in Italia e nel resto del mondo, il pronto soccorso non vede proprio perché ci stanno altre strutture che dovremmo vedere. Poi sui medici di famiglia, sui medici di base, non mi ci voglio proprio esprimere, se no divento, non polemico, divento pure, comincio a offendere, cioè, quindi faccio no comment. Grazie, scusate se certe volte parlo, ma è passione la mia. Mi sono perso perché io sono smontato la notte, ma sul lato aziendale il CAD non ne parla proprio, cioè non ne fa proprio menzione, pure in maniera molto... Dice implementare il territorio, cioè... Ah, questo, cioè, una cosa non c'è... Non si paga, quasi nulla, questa è cosa bellissima, vedete lì è proprio è tutto... Non ci mangiano. Cioè, l'altro dice, quando parla della cioè, si può agire anche in privato, perché lì hai risolto tutto, Ma attenzione, ben vengano le cooperative, si assicurano determinati standard. Attenzione! No, se la cooperativa però deve essere anche quella. La cooperativa non deve essere scelta dei ruoli come quella che sta senza, deve assumere il personale. Che lì c'è dagli tecnici tu. Devi assumere personale con i titoli. Cioè, la cooperativa adesso è un servizio utile. Poi no, scusa, la cooperativa anche cioè della dignità di chi c'è ora, perché ha molti meno diritti. Io ho detto vengano le cooperative. Assicurano determinati standard contrattuali, professionali, qualitativi. Non sono cooperative, Io direi di far chiudere un attimo Davide per ricordarci le prossime date dei tavoli tecnici, quindi chi vorrà potrà continuare a seguire anche Davide nelle varie tappe che sta facendo per la Regione Lazio. Allora, sì, vi ringrazio sicuramente la partecipazione. L'importante adesso continuare questo lavoro attraverso, noi abbiamo queste due persone dedicate alla sanità che abbiamo assunto in regione, la Task Force, che stanno spulciando dati, realizzando documenti, stanno facendo un lavoro molto grande. Con i vostri contributi, vi ho detto, vi raccogliamo tutto e poi ci risentiamo per la prossima finestra di settembre, ottobre, ancora deciso, in cui tornerà Caporossi in commissione e gli faremo presente cosa non ha funzionato e quali sono queste proposte su cui stiamo lavorando da oggi in poi. Quindi la tappa adesso di Latina è conclusa, ma il lavoro va avanti anche con altre province, soprattutto con questo lavoro di squadra che deve per forza partire, perché ogni persona porta un'idea che deve essere sviluppata e mettendola insieme possiamo veramente fare tanto. L'importante è capire che è vero che la sanità commissariata, che siamo blindati, però spazio per mettere con le spalle al muro ce l'abbiamo. Cioè Zingaretti deve rispondere a tutta questo marcio che c'è in sanità sul fatto che magari una soluzione a costo zero anche, o che fa risparmiare le regioni, lui non sta facendo. Quindi mettiamo di fronte al fatto che il casalto non funziona, che il CAD non va, che la guardia medica è finta. Di fronte a queste cose lui dovrà rispondere, in questo modo potremo anche cambiare il sistema. Quindi possiamo farci. Okay. Grazie a tutti.